Gattino, vieni, vieni. Vieni. Vieni, gattinarino, eh. Quello che sei qua in alto, un paradiso, eh. Che bello, che bello. Che bella vita. La vita gattuccia. Cicciuccino. Adesso ci intendiamo, con tutti i gatti mi intendo, non so, si vede che mi vedono camminare come loro. Ciccio, ti do io la carazzina, ciccio, ciccio, ti gattuccio io, sì, sì, strusciati, strusciati. Ciao gattino, ti do un po' di contentino, eh? E continuiamo, cari amici. Heidi, ti sorridono i monti. Heidi, le caprette ti fanno ciao. Heidi, che sorriso fantastico. Heidi, Heidi, tenera come te. Heidi, Heidi, piccola, tenera, con un cuore così. Qui dal magico mondo Cunardo cantavo sempre questa canzone alle terrazze, alla clinica privata, e dalle terrazze, sopra le terrazze, la terrazza del mio balcone, dopo la prima colazione cantavo Heidi senza chitarra, adesso con la chitarra, al 31 di ottobre 2023 per Halloween sono venuto qua a festeggiare. E qui Cunardo, provincia di Varese, un bel posticino anche per villeggiare, per tante belle cose. Qua addirittura abbiamo dove fanno il miele, l'apicoltura. E che bello! Qua da Cunardo. Heidi, ti sorridono i monti. Heidi, le caprette ti fanno ciao. Heidi, sorriso fantastico. Heidi, Heidi, tenera come te. Heidi, Heidi, piccola, tenera, con un cuore così. Cantavo sempre qua, ragazzi, dopo la colazione a Cunardo cantavo Heidi senza chitarra, ma oggi mi sono arrangiato per Halloween 31 ottobre 2023. Gennaro Gelmini, Cunardo alla Madonna Nera, e si continua, cari amici. Heidi, ti sorridono i monti. Heidi,
caprette ti fanno ciao, ai Dio, che sorriso fantastico, ai di, ai di, tenera come te, ai di, ai di, piccola, tenera, con un cuore così, buona felice giornata e giorni belli, cari amici. Tanti belle giornate, sperando sempre che vada così. La vita è un viaggio, cari amici. C'è sempre un decollo e sempre un atterraggio. Dalle caprette. Anzi, sono pecore per lana merinos. Ai di, ti sorridono i monti. Ai di, le caprette ti fanno ciao. Ai di, sorriso fantastico, ai di, ai di, tenera come te, ai di, ai di, piccola, tenera, con un cuore così. Ai di, ti sorridono i monti, ai di, le caprette ti fanno ciao, ai di, che sorriso fantastico, ai di, ai di, tenera come te. La 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 la, ai di, ai di, piccola, tenera, con un cuore così. Ai di, ti sorridono i monti. Ai di, le caprette ti fanno ciao. Ai di, che sorriso fantastico. Ai di, ai di, tenera come te. Tenera con un cuore così. Perfetto. Allora, ecco qua Gennini. Cos'è che volevamo cantare? Heidi. E come si fa? Come allora, fare? Alla voce Gennaro Gelmini, alla chitarra Daniele Ravaglioli. Potessi saper fare, però ci provo. Io prendo sempre dei suonatori di chitarra gratuiti e mi trovo migliori. Avanti. Ai di, ti sorridono i monti. Ai di, le caprette ti fanno ciao, ai di, che sorriso.
mezzo fantastico. Heidi, Heidi, tenera come te. Vai nella la 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 la. Heidi, Heidi, piccola, tenera, con un cuore così. La 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 la. Questa è la versione un po' corta, io ho visto che la versione lunga dura dei secoli. Sai fare meglio di me. Non suonarla io, ma sì. Non so. Beh, tu saprai fare, hai cantato anche da un'altra parte. La Glorona? Prova. Glorona, Glorona, non mi ricordo più com'era. Che suonatore che abbiamo, guardate! Mettete un like! Ma sì, metteteci un mi piace! La... Siamo a Piacenza in questo momento, anche se il video di Heidi viene svolto a Cunardo. Piacenza, 5 novembre 2023. Heidi, ti sorridono i monti. Heidi, le caprette ti fanno ciao. Heidi, che sorriso fantastico, Heidi, Heidi, tenera come te. Heidi, Heidi, piccola, tenera, con un cuore così. Quando dici di cambiare vita lo fai veramente. Caprette, ormai si fa buio, caprettine, quella è perché quel piccolo sta ferma lì, sono con i piccoli, per questo sono raggruppate un po' così, ferme, bene, al parco La Caffarella, Gennaro Gelmini, al 23 novembre, pensate, 2023, 23 novembre 2023. Mauri, sei qua? Prendila. Ci vuole, bellissimo cari amici, domandone da 1 miliardo di euro. Cos'è 1 miliardo di euro, Mauri? Una valigia piena di soldi. Magari. Allora, domandone da... Allora, sono tre domande. Da 1 milione di euro. La busta non voluta. Da 1 miliardo di euro, tre domande. Mentre naturalmente nel vicolo iniziano a far rumore perché è bello così. Fa molto... Allora, facciamo in fretta. Sì. Tra Adamo e Eva, qual era il frutto proibito? La mela. La mela? Sì. È sicuro? Lei? Sicuro. Accende che è sicuro la mela? Accendiamo. La pera. La pera, ostia, la pera. Ho sbagliato. E abbiamo le prove che era la pera. Abbiamo cacciato la pera. Sì. Domanda. Vabbè. Domanda numero due. Sì. Come si chiama un'importante strada di Como, dall'ospedale a Como Centro, parte della provinciale, dedicata, Mauri ti vengo incontro, sì, sì, dedicata a Bonaparte. Come si chiama?
Via Napoleone Bonaparte, no, dedicata a Bonaparte. Napoleone? Via Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte? Sbagliata. Via Napoleone. Napoleone, colà. Già ci siamo bruciati due domande. La terza, la terza domanda non me la ricordo più, un attimo. Non me la ricordo. Mauri. Una pera. Una pera. Adesso scopriremo le telecamere per notare il frutto proibito di Adamo del Pero. Era un pero, infatti Adamo ed Eva, Adamo del Pero. Questa è la prova. Signor Mauri, venga qua, mi dispiace, lei non ha vinto. Non ha vinto, mi dispiace, perché il frutto proibito, noi abbiamo le prove qui a Como. Era un pero. Adamo, Adamo del pero. Adesso ci sono arrivato, ci ho pensato. Adamo, tipo qua il singolo lì. Ma c'è un'altra domanda, si può rifare? Sì. Mauri, ti puoi rifare? Sì. Vediamo, vediamo. C'è una terza domanda, cari amici. Vediamo la terza, vediamo. Vediamo la terza. Terza domanda. Questa è una porta o una finestra? È la finestra? Sì. Signor Mauri, è la risposta giusta? Finestra? Sì. La finestra? Sì. È la porta. È la porta. Lo sapete? Ma perché qui è vero? C'è quello che era una porta. Sì. Naturalmente, detto tra noi, se Mauri diceva una porta, noi dicevamo una finestra. Se il Mauri diceva una finestra, noi dicevamo una porta. Perché col tubo che diamo di persone pieno di 1 miliardo di euro. Che parola? Ma fare. Cari amici. La borsa l'ha venduta. Ma sì, amici, 6 gennaio 2023 da Como. Allora, Mauri, e i cini nostri, i cini nostri. Adesso finirono da mangiare. L'ultima giornata. Quello, quello non è ancora bianco, il cigno più giovane, poi gli altri cigni mano a mano diventano tutti bianchi. Ed è perché è ancora giovane. È bello così. Si conclude questa bella giornata, purtroppo il Mauri non è diventato miliardario. Mauri, cosa avresti fatto con 1 miliardo di euro? Sarei andato subito via da qui. Subito via! Avresti messo in una banca svizzera. No, 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 no. Va bene, ok. Importante, okay. Secondo me non è importante i 1000 miliardi, ma l'importante è vivere la vita. Like, like al 6 gennaio 2023. Gianni e Mauri del canale Mauri Canner e Gennaro Gelmini. Ciao cari amici.